Audi nel segno della guida autonoma di livello 3 qui a Ginevra, ma anche di un restyling completo. La quinta generazione della 6 va a portare una nuova aerodinamica, così da abbassare il CX a 0.24, cosa che poi va a influire ovviamente anche sui consumi. All'interno c'è l'Enterprise, la dashboard infatti si trasforma in un vero centro di controllo con milioni di schermi, sono tre in realtà. C'è lo schermo della strumentazione digitale personalizzabile, potete configurarlo come volete. Il display centrale invece è quello dell'infotainment e sotto, visto che è andata a sparire il manettino di controllo, la ghiera che ci permetteva di selezionare ad esempio tutte le funzioni come l'immissione dei dati nel navigatore, arriva un display touch con feedback aptico. Insomma, al tocco avremo una risposta in vibrazione, cosa che in teoria dovrebbe distrarre meno, secondo me distrae un pochino di più, specie perché i primi tempi bisognerà prenderci letteralmente la mano, o meglio il dito. Connettività Car2X infatti è predisposta per la guida autonoma. Quando tutti i protocolli verranno ratificati e quando la legge lo consentirà, l'auto potrà comunicare anche con gli altri veicoli. Nello specifico, tutta la dotazione hardware per i sistemi ADAS e semiautonomi include 5 sensori radar, 5 telecamere, 12 sensori a ultrasuoni e uno scanner laser. Tutte le auto sono state ibridate, quindi con sistema 48 volt, la batteria a ioni di litio è piccola, non appesantisce troppo l'auto, si può veleggiare, si può aiutare il motore nelle fasi più dispendiose. Per il resto c'è il V6 benzina o diesel, le motorizzazioni, tutti i dati, la coppia, la potenza e l'accelerazione le trovate nell'articolo in descrizione su HD Motori. Insomma, un'auto che è talmente farcita di tecnologia che include anche l'NFC, cosa che ci permette di usare questo, lo smartphone, come chiave digitale della vettura. Sul canale trovate tutti gli altri video del Salone di Ginevra, fate anche un salto su HD Blog perché ci sono degli speciali in arrivo. Luigi Melita per HD Motori, ciao!